Quali speranze, quali sogni e sentimenti generò la caduta del muro di Berlino in coloro che in quel momento abitavano la capitale tedesca? Vera era una giornalista in una testata politicamente impegnata all'opposizione in Germania Est e ricorda così quei giorni. Avevo 26 anni quando è caduto il muro, lavoravo come giornalista nell'organo centrale del Partito Democratico Liberale, il Der Morgen, qui a Berlino, e devo dire che uno dei primi pensieri è stato quanto è bello vivere questo momento, e poi pensai che mio figlio, che aveva 2 anni e mezzo in quel momento, sicuramente non avrebbe dovuto arruolarsi nell'esercito. Donnerstag, ich habe gearbeitet, mein Sohn, der war zweieinhalb. Ricordo che era un giovedì, ho lavorato, ho preso mio figlio che aveva 2 anni e mezzo, come ho detto, dall'asilo nido, ed era un bambino molto brillante e turbolento. Eravamo felici quando dormiva a un certo punto. Avevamo già sentito la notizia in TV, alla radio, pensai, ah sì, sarà vero. In Germania Est si diceva sempre come posso avere una visione del mondo se non riesco a guardare il mondo. Ed è totalmente diverso in questi giorni. Tutti i giovani, sia quelli delle città che quelli delle campagne, viaggiano e studiano. Poi tornano indietro e arricchiscono il nostro paese. E poi ci sono i molti migranti di terza generazione che sono tedeschi e cambiano il paese in meglio. Die Deutsche sind und die auch das Gesicht des Landes zu einem positiven verändern.